Ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo nella Camera Biancorossa. Prima di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, a guardare il video che ho caricato pochi minuti fa sulla partita di campionato tra Fiorentina e Cremonese. Ribadisco, se non fosse chiaro, che io sono solamente un simpatizzante della Fiorentina, non sono un vero e proprio tifoso, ma è una squadra che mi piace, che simpatizzo da tempo. La mia squadra di cuore rimane il Piacenza, questo per chiarire, per essere chiaro fino in fondo, ci tengo che lo sappiate. Quindi se vi va, andate a recuperare il video sulla partita della Fiorentina e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi invito anche a riguardare gli ultimi video fatti e cominciamo con l'argomento di oggi. Sono mancato un po' negli ultimi giorni perché ero via in vacanza, ma sono rimasto comunque aggiornato sulle ultime notizie del piace. Allora, partendo da quelle che sono le notizie del calciomercato, è ufficiale l'arrivo di Samuele Vianney, un classe 2001 dal Torino. Nasce come punta centrale, ma può giocare anche come esterno d'attacco. Ha una buona esperienza nella primavera del Torino, che comunque il Torino è una squadra che sforna sempre ottimi giocatori della primavera. Quindi ha avuto esperienza appunto nel giovanile dell'Entella e del Napoli, ma poi ha giocato anche appunto nella primavera del Torino e ha avuto un'esperienza nel Trento, nel campionato di Serie C. Quindi è un giocatore comunque di prospettiva, speriamo che possa essere un ottimo innesto per il nostro attacco, visto che la notizia degli ultimi giorni è il probabile addio di Dubikas, che dovrebbe passare dal Piacenza al Pordenone. Ricordiamo che il giocatore ha un cartellino che è detenuto per la metà dal Lecce, quindi l'eventuale incasso dalla vendita del giocatore, il 50% verrà devoluto poi al Lecce. Il Pordenone si dimostra molto interessato, quindi è probabile che la trattativa si possa concludere, ma il direttore generale Chanot ha chiarito che la trattativa dovrà concretizzarsi entro venerdì, quindi non oltre il prossimo weekend, e di fronte ad un'offerta comunque consistente, non un'offerta spiccia. Quindi dispiace chiaramente per il giocatore perché comunque era stato uno dei migliori della passata stagione. Il probabile sostituto sembra essere appunto Claudio Morra, che si sta allenando da diversi giorni con il piace e che verrà quindi tesserato in queste settimane. Morra, che appunto completerà il tandem d'attacco con Rossetti, che è arrivato sempre in questa sessione di mercato. Sono poi prossimi anche gli addii di Rossi e in prestito anche di Currò. Mancano quindi all'appello che cosa? Un difensore centrale che sarà un under, anche per la questione dei contributi da parte della federazione, e anche un terzino sinistro che sembra essere il nome di Capoferri dal Brescia, il giovane di cui ho parlato anche in uno scorso video. Poi, parlando del campo, l'ultima amichevole si è svolta sabato tra Piacenza e Varesina, squadra che milita in Serie D, finita 1-1, con gli ospiti avanti con un gol di Cruz e pareggio poi di Rossetti con un gran bel tiro di destro. Partita che vabbè, io non ho visto perché non ero presente a Piacenza, ma questo è quanto. Non c'è stata proprio una cronaca in diretta. Comunque il Piacenza si è schierato con una formazione solita, tranne qualche modifica con Tintoro in porta, Parisi, Cosenza, Pezzola e Rizza in difesa, Lamesta, Nelli, Gioacchino e Munari in attacco con Morra, che appunto verrà tesserato in questi giorni, e Rossetti. Poi, in seguito a quest'ultima amichevole, ci saranno 2 giorni di riposo, anche in occasione della festa del 15 di agosto. Quindi la squadra poi riprenderà gli allenamenti e giovedì 18 ci sarà un allenamento congiunto con la Gazzanese, squadra della provincia di Piacenza che milita in Eccellenza alle 17:30. E domenica 21 agosto,
alle ore 17:30 al centro sportivo comunale di Vigolzone ci sarà l'amichevole contro il Pontedera e in seguito ci sarà la possibilità di poter mangiare agli stand gastronomici che verranno previsti, quindi un'altra diciamo, cena biancorossa con la squadra e i dirigenti della società. E poi sabato 27 agosto alle 18 gara amichevole, ma non troppo, contro la Virtus Entella allo stadio Soressi di Castel San Giovanni, sempre provincia di Piacenza. Dico amichevole ma non troppo perché ancora io non dimentico quello che è stato il campionato di 3 anni fa, che si è concluso con la vittoria, proprio il photo finish dell'Entella. Sappiamo anche in che modo, in quali circostanze e con la contemporanea sconfitta nostra in quel di Siena. Non voglio rivangare passati dolorosi, ma è un avversario di cui ho dei ricordi un po' diciamo altalenanti, ecco. Quindi comunque ci sarà questa amichevole, ripeto, sabato 27 agosto. Questo è quanto. Io spero, purtroppo, un piccolo commento finale, come dicevo, mi dispiace per l'addio il probabile addio di Dubikas, anche se anche il giocatore aveva manifestato la volontà di andarsene da Piacenza. Chiaramente va in una squadra come il Pordenone che è molto attrezzata, che punterà sicuramente a ritornare in Serie B, quindi spiace per questo. Come dice un illustre piacentino che allena una squadra dal tinte nerazzurre, spiazze, però purtroppo questo è quanto, quindi speriamo che Morra, che verrà tesserato, lo possa sostituire al meglio, anche vista il suo passato abbastanza prolifico con la Pro Vercelli. Ecco, io rimango comunque fiducioso nelle mosse della società. Sono molto gasato per il futuro inizio del campionato, non vedo l'ora che si cominci. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e mi invito a commentare qua sotto facendomi sapere cosa ne pensate delle ultime mosse di mercato, se avete visto l'amichevole sabato o delle prossime amichevoli che giocherà il Piace. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, vi invito anche a mettere un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo biancorosso e da oggi sulle partite della Fiorentina. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi mando un abbraccione come sempre e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte e buona serata a tutti.